Buonasera a tutti, siamo questa sera qui con lo staff tecnico del Bisalta, qui con Fresi e Gazzera. Vi chiedo intanto, è una squadra che quest'anno punterà a fare un buon campionato, punterà qualcosina in più rispetto magari allo scorso anno, o cercherete di riassestare un po' la squadra con i tanti nuovi acquisti? Il nostro primo obiettivo è sicuramente la salvezza, perché il campionato di prima quest'anno è un campionato difficilissimo, dove ci saranno corazzate che hanno fatto grandissimi acquisti, Mondolì, Savigliano, Sant'Albano, Trevalli, quindi il nostro sicuramente il primo obiettivo è avere la salvezza il prima possibile. Abbiamo fatto dei buoni acquisti, abbiamo confermato la rosa dell'anno scorso in toto e sicuramente cercheremo di fare il nostro meglio. Con tanti giovani, abbiamo un'età media di 22 anni, 23 anni, quindi cercheremo di fare sicuramente il meglio con i nostri giovani. Esatto, passo a te per chiederti questo. La squadra è molto giovane e di solito in questi campionati è uno dei punti di forza di una società, di una squadra. Il fatto di avere tanti noi magari può dare un pochino più di spinta per far meglio, oppure potrebbe essere magari difficile amalgamare la squadra? Ma in realtà non crediamo sarà un grosso problema, nel senso che abbiamo cercato di creare un gruppo composto principalmente da uomini che sappiano giocare a calcio, che è un concetto se vogliamo molto banale ma che crediamo fondamentale. E siamo partiti dallo staff tecnico perché siamo assolutamente convinti di aver creato uno staff tecnico di livello, perché è certificato UEFA, sia il nostro mister che il preparatore atletico e tutta la serie di collaboratori che vivono di calcio. E per quanto riguarda i ragazzi, come ha già anticipato il mister, abbiamo confermato praticamente in tutto il gruppo, inserito semplicemente degli elementi di personalità, perché poi nei momenti un po' più delicati i giovani vanno assistiti in quel senso lì. Personalità che vuol dire sia a livello emotivo ma anche a livello tecnico, e pensiamo che quei tasselli potranno farci fare qualcosina in più. Esatto, fondamentale, mister, ti chiedo questo, è una firma importante quella per il Bisalta, perché sicuramente tante ambizioni, lo dicevamo anche prima. Ti chiedo quali sono state magari le idee che ti hanno spinto ad arrivare qui al Bisalta, mettersi in gioco e provare a fare qualcosa con questa società? Beh, diciamo che il Bisalta è casa mia, io ho giocato tanti anni nel Bisalta, prima in prima categoria 3 anni e poi sono tornato negli ultimi anni in prima, abbiamo vinto il campionato di seconda e sicuramente, appunto, essendo casa mia, l'anno scorso stavamo già intavolando un po' il discorso per quest'anno e poi nell'ultimo mese, in un momento di difficoltà, il presidente nuovo mi ha chiamato e ci siamo messi d'accordo, non ci ho pensato un secondo, perché comunque sia il cuore mi comandava così e sono sicuro che in un ambiente familiare come il nostro possiamo fare buone cose, senza promettere nulla, ma sicuramente cercheremo di dare il nostro meglio per fare i migliori risultati possibili. Mi chiedo proprio questo, ad entrambi, è uno staff giovane, diciamo, sia giocatori che in realtà poi lo staff tecnico, perché anche il nuovo presidente è molto giovane, direttore sportivo, uno dei più giovani di categoria e della provincia. Vi chiedo, questo può essere un punto in più forse per le società, perché magari può essere una mina vagante il vostro Bisalta, magari potrebbe essere sottovalutato, in realtà può davvero fare qualcosa in più avendo questa gioventù? È la nostra speranza, sì. Sicuramente non partiamo battuti, assolutamente, daremo battaglia ogni domenica, questo è poco ma sicuro, sicuramente entreremo col coltello fra i denti e sono sicuro che con i ragazzi, con il nostro staff di 20 persone più qualche under della juniores, saremo pronti ogni domenica a affrontare sicuramente le corazzate di questo campionato. Una cosa che mi permetto di aggiungere è che il lavoro è stato, a giugno abbiamo festeggiato i 20 anni della società e lo storico è stato importante. Adesso la società ha voluto fare un piccolo restyling, come anticipato, anche a livello societario. Diciamo che la voglia è tanta, la passione c'è, la cosa bella è che si tratta di un gruppo dirigenziale compatto, unito, che si trova molto in maniera sinuosa, no? E questo pensiamo che sia la base per costruire qualcosa di bello. Non ci sono promesse, abbiamo voluto anche inserire, questo mi preme anche dirlo, i ragazzi del territorio, perché speriamo, vogliamo che anche i nostri paesi, diciamo il bacino della Valle Pesio, tra Beinette, Pedragno, appunto Chiusa Pesio,
si avvicini un po' di più alla squadra, perché ci sarà bisogno di tutti e secondo me sarà molto divertente il fatto che ci siano squadre come Sant'Albano, Boves, tutte quelle che ha citato, sarà molto molto più divertente così. Grazie mille. Grazie a te.